una partita tra due squadre che avevano una paura folle di perdere e si è visto Iesi all'inizio che ha fatto fatica di entrare nella gara e noi alla fine, quando appunto il pallone scottava, siamo andati in grosse difficoltà, insomma, ecco, questo a testimoniare appunto le difficoltà che ci sono, parlo adesso della mia squadra chiaramente, nel gestire i momenti che contano, i momenti dove la partita si va a decidere, e dietro a questo non voglio assolutamente trovare come scusante la giovane età, l'inesperienza, chi vuole fare il giocatore deve usare questo tipo di situazioni per crescere, per dimostrare la maturità necessaria per fare questo come professione. E ripeto, credo che per molti di noi in questo senso sia stata un'occasione persa, al di là dei due punti della partita persa. Come il nostro è una situazione dove vogliamo e crediamo nella crescita del singolo giocatore, di quello che possiamo costruire tramite questa crescita, di quello che possiamo fare poi insieme. Ribadisco, da parte nostra stiamo cercando in tutti i modi di far fare esperienza a questi ragazzi, però ecco, è sul momento anche di dimostrare, ripeto, ma soprattutto dimostrarlo nei momenti che contano, ripeto, che poi la differenza è tutta lì, di avere queste qualità tecniche e morali che devono essere chiaramente, devono andare di pari passo. Questo al di là di tutto, la conclusione è che dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo lavorare tanto, non che non lo sapessimo prima di sta partita, però sta partita ci ha dato una chiara dimostrazione, insomma, ecco, una partita che se gestita con un minimo di cattiveria e determinazione nel concludere certe situazioni, hanno sbagliato dei tiri da sotto clamorosi, insomma, e lì probabilmente diventava difficile, eravamo più 6, più 8, insomma, rimontare. Invece abbiamo, grazie a quegli errori, permesso a loro di ritrovare fiducia e dopo alla fine c'erano in campo due squadre con visi diversi. Noi eravamo terrorizzati dal fatto di perdere e Iesi, man mano che passava il tempo, andava a crescere l'autostima e la convinzione di potercela fare. Coach, alcuni minuti dalla fine sull'antisportivo, il due di decine, non avete più segnato, diciamo, dove avete già dato l'idea, però dove arrivano i meriti di Iesi, dove dei meriti appunto di questo finale. Sicuramente, ripeto, Iesi in quel momento ha giocato forse per la prima volta con la faccia giusta, con la determinazione di chi aveva capito che era il momento di azzannare l'avversario. E noi su questo non abbiamo saputo reggere questo tipo di confronto. Ecco. Poi magari perdevi lo stesso, però ecco, il rendimento finale è stato chiaramente diverso fra la mia squadra e Iesi. Insomma, la determinazione, la convinzione, la cattiveria con cui ha giocato, cattiveria sportiva, chiaro, con cui ha giocato Iesi, probabilmente ecco, negli ultimi 4 minuti, 3 minuti e mezzo, nei precedenti 37, credo che il coach non l'avesse vista nella sua squadra. No? Però ripeto, due squadre, secondo me, ecco, che avevano paura di questa partita, paura di perderla, soprattutto. E credo che ci sia stato un parziale finale di 12 a 2, insomma. Da lui, no? Mi sembra sempre senza peli sulla lingua, ti chiedo lo stesso con te, a Iesi manca qualcosa sotto il panetto e se secondo te quali sono i limiti di questa squadra? Ma sai, difficile per me parlare, All'esterno, sì, però sai, c'è qua un coach esperto, dirigenti, insomma, e mi permetto di rispondere a questa domanda, non perché appunto che sia Iesi che Trieste sono squadre, e non bisogna mai dimenticarlo, costruite con quello che si ha, non con quello che ci piacerebbe fare. Queste sono due squadre che hanno, parlo per la mia, che hanno evidenti carenze e limiti, ok? Che hanno evidenti carenze e limiti. E il problema è che queste due società, queste due squadre in questo momento, secondo me, essere in Serie A è già un grande, grande sforzo di chi le gestisce, di chi le manda avanti, e questo dobbiamo capirlo tutti. Noi per primo, io che ho accettato di rimanere a Trieste, il coach che sapeva, sappiamo che abbiamo un campionato dove dovremo lottare e soffrire fino alla fine, ma questo non è perché dobbiamo fare assolutamente i conti, io credo, ripeto, ribadisco, io sapevo, so che Trieste ha queste
queste esigenze, queste difficoltà, tra virgolette, e mantenere la categoria con i budget che abbiamo a disposizione è già un grosso impegno e miracolo, e noi dobbiamo crederci fino alla fine. Mantenere il campionato è la cosa più bella che possa fare Trieste, e credo anche Iesi, ecco, non vorrei... Quindi è facile rispondere, manca un playmaker, manca un pivot, manca, ma purtroppo manca. Cioè, sì, sappiamo, ci vogliono i soldi. I soldi, le idee sono un po' più difficili da battere. Ma vivi anche di idee, perché avere magari l'intuizione fa tutto, anzi, forse bisogna avere ancora più idee, perché devi inventarti sempre qualcosa. Però, ripeto, per rispondere tecnicamente alla domanda fatta, siamo due squadre incomplete. Questo è evidente. Io credo che se dovessi pensare a cambiare un giocatore della mia squadra, sarei in difficoltà a capire da dove cominciare a mettere un giocatore. E credo che per il coach potrebbe essere la stessa cosa. Soprattutto se c'è. Sì, no, ma dico, ti serve un playmaker, forse sì, un tiratore, forse sì, un lungo, sì. Cioè, ed è la stessa situazione nostra. Insomma, siamo due squadre costruite non con quello che si poteva. Con grandi sacrifici, oltretutto, perché dopo su questo bisogna capire che dietro a questo c'è gente che lavora per trovare, si spacca veramente l'anima per trovare quei soldi che servono per mandare avanti tra mille stenti un'attività del genere. Però ripeto, in questo momento il grande orgoglio deve essere proprio questo. Chiudiamo solo l'argomento anche perché tardi, però certo confrontare sotto questo aspetto Iesi con Trieste, noi siamo una piccola città, così, cioè c'è più rammarico probabilmente e dispiacere da parte nostra che Trieste non riesca a rispondere sia per le tradizioni. Ma sai, Trieste sta rispondendo in modo clamoroso dal punto di vista della partecipazione del pubblico. Cioè, abbiamo 2.000 abbonati, facciamo 3.000, 5.000. Cioè, quindi è impossibile dare e trovare la critica nei confronti di chi ci sta seguendo. La gente ci sta seguendo con grande, oltretutto con grande amore, con grande, sanno, capiscono gli sforzi e le difficoltà. Il problema è che questo è il terzo anno consecutivo che facciamo senza sponsor, e capite che sta diventando veramente ogni anno sempre più difficile, più dura. E noi abbiamo scelto anche per scelta questa strada dei giovani, e abbiamo vinto per i primi due anni il primo premio dell'utilizzo dei giovani, adesso siamo nettamente ancora al primo posto. E per arrivare a queste cose, che sono poi linfa vitale per la nostra società, anche arrivare...